Ci troviamo oggi in un luogo dalla straordinaria valenza storica e paesaggistica. Ci troviamo sul Lago Maggiore e più precisamente sull'Isola Madre, ospiti della famiglia Borromeo che ringraziamo e del curatore delle Isole Borromei, il signor Gianfranco Giustina. Piacere. Salve Gianfranco, grazie di ospitarci. Prego. Tracciamo una breve storia dell'Isola Madre, che parte già dall'alto medioevo fino ad entrare in possesso della famiglia Borromeo nel 1500. Sì, innanzitutto quest'isola fa parte delle quattro isole di questo golfo e questa è la più grande e ha una lunga storia. Quest'isola appartiene alla famiglia Borromeo dal 1500 e ha subito varie trasformazioni fino a diventare un giardino, un Eden, un paradiso, un giardino di piante esotiche. Anticamente è stato un frutteto, un oliveto, per 150 anni è stato un agrumeto, qui si coltivavano diversi agrumi, e poi verso la fine del 700, inizio 800, la grande trasformazione fino a quella attuale di un giardino paesaggistico, un giardino romantico, un giardino di acclimatazione di piante esotiche. Quindi si tratta di un giardino che nel suo spirito originario presenta comunque la volontà di ospitare collezioni di piante anche rare e di farle acclimatare in questo clima unico, se vogliamo. Esatto. Lo scopo, innanzitutto, questo non è un giardino, è un'isola, è tutta un'isola giardino. E lo scopo era quello di creare una sorta di Eden, di paradiso, con piante, fiori, profumi provenienti da diverse latitudini, dove poter estasiare anche con animali e poter vedere la bellezza della natura. E questo è potuto succedere e accadere grazie al microclima unico che si può avere su quest'isola. Esattamente, qui c'è un clima molto molto particolare, un terreno molto speciale, una piovosità. Siamo in una zona tra le più piovose d'Italia, quindi terreno, clima, acqua permettono la convivenza e la crescita di molte piante, di molte essenze che in altri posti non riuscirebbero a vivere così bene. L'aumento, la cura di questa collezione botanica continua ancora oggi. Nel suo lavoro quarantennale avete comunque arricchito ulteriormente una collezione che era già molto ampia. Esattamente, questo lavoro di ricerca, questo lavoro di arricchimento botanico non deve mai finire. Sono state create molte collezioni di piante, di glicini, di pittosfori, di ibiscus, di tante piante, anche piante erbacee, i coleus per esempio che poi vedete. E questo lavoro deve continuare. Adesso stiamo completando una ricerca, una collezione molto importante, quella degli anici subtropicali. Ne abbiamo già 10 tipi diversi e direi che è l'ultima collezione proprio che si sta completando ed è una collezione molto raffinata, una collezione anche molto rara. Quindi il giardino in realtà è un'entità viva e sempre in evoluzione. Esatto, questo giardino è un museo, direi. Nei musei sono le opere d'arte che fanno grande il museo. Il giardino diventa importante se ha le sue rarità, le sue piante che sono le protagoniste. Ovviamente, oltre a piante erbacee e fiori, il giardino presenta anche specie arboree monumentali, storiche. Esattamente, questo è un giardino storico, un giardino che ha 200 anni di storia e quindi presenta degli esemplari molto grandi, importanti, direi che fanno l'ossatura. Certo, certo. Però poi ci sono le piante meno vecchie, più giovani e quindi è un continuo lavoro di piantumazione, di ricerca, di raffinamento. Di cura costante. Esattamente. E è un lavoro che vi ha portato in alcune occasioni ad accettare anche delle sfide molto molto ardue. Ricordo ad esempio la caduta del cipresso del Kashmir, il grande vecchio del giardino, che poi è stato rimesso in piedi e ha costituito una storia che ha fatto il giro del mondo. Esattamente. Nel 2006 una tromba d'aria terribile ha
abbattuto diversi alberi, tantissimi, 200 alberi circa, e soprattutto ha abbattuto questo cipresso del Kashmir, albero monumentale, simbolo dell'esotismo del Lago Maggiore, importantissimo, conosciuto in tutto il mondo. Pianta rarissima. Pianta molto rara, che è anche in estinzione nel suo paese di origine. E con un direi con un po' uno spirito di follia abbiamo tentato il recupero, perché su un'isola recuperare un albero così grande di 70 tonnellate, risollevarlo e farlo ricrescere è stata una sfida. Una sfida che ha visto il coinvolgimento di un'equipe molto ampia, variegata, ovviamente l'impegno in prima persona della, sì, della famiglia Borromeo, sì, e che alla fine è stata vinta in maniera spettacolare. Esattamente, io penso che sia stata un'operazione che mai nessuno aveva tentato, senza paragoni, senza eguali da nessuna parte, e direi che è stato un successo questo, voluto da un insieme di tecnici, di ingegneri, di agronomi, di i nostri giardinieri, tutto questo insieme di persone, questa equipe che ha lavorato assieme, e soprattutto la volontà della famiglia Borromeo, chiaro, perché senza di questa non si sarebbe riusciti. Abbiamo salvato un grande albero importantissimo e soprattutto è diventata un po' l'immagine della cultura del giardino, della cura degli alberi. E questa passione, che ovviamente è stata manifesta in quel caso eccezionale, in realtà poi viene profusa ogni giorno nel vostro lavoro e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ma questo non sta a me a dirlo, sono le altre persone che devono dire com'è lo stato di conservazione, come si presentano questi giardini. Ovviamente questo recupero ha fatto la storia, ha stupito, è diventata anche un'operazione di marketing, perché certo, nessuno mai aveva fatto un'operazione del genere. Però direi che ci sono anche altre situazioni molto importanti, veder fiorire per la prima volta una pianta molto importante è una vittoria, quando certo, si riesce a far crescere e fiorire una pianta australiana, quando una pianta riesce a fare un seme, per esempio. E queste sono delle soddisfazioni immense che questo giardino, che la natura ti può regalare. Il frutto del vostro lavoro, tra l'altro, è stato anche riconosciuto dalla Royal Horticultural Society, che ha incluso il giardino di Isola Madre fra i giardini di rappresentanza e che hanno, se vogliamo, il loro certificato, la loro etichetta di eccezionalità. Esattamente, questa promozione è stato un grande successo, è stata una grande soddisfazione. Dopo tutti questi anni di lavoro, di ricerca, di acclimatazione, di conservazione, sentirti acclamato dalla Royal Horticultural Society, che è la maggior istituzione mondiale per certo, la cura delle piante, dei giardini, è stata un'immensa soddisfazione. Poi non vogliamo andare sul personale, ma lei stesso è stato premiato, ha ricevuto un premio prestigiosissimo. È chiaro quindi che c'è l'impegno della committenza, la passione e la preparazione degli addetti ai lavori, e il risultato è veramente un giardino magnifico che non mi resta che invitare tutte le persone che ci seguono a visitare e ringraziarla per la sua ospitalità, per la sua disponibilità. Io la ringrazio, devo però dire un'ultima cosa, che in questo lavoro, che dà tante soddisfazioni, lavorare con la natura non è facile, certo, e devo dire che dopo tanti anni c'è ancora tanto da imparare, perché non c'è mai un punto di arrivo. E se ci fosse un punto di arrivo, il giardino si fermerebbe e non continuerebbe ad evolvere. Esatto, perfettamente. Beh, la ringrazio di nuovo. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Arrivederci.